Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, sono NidrasPlayer. Oggi siamo tornati nuovamente con un altro episodio con la carriera dell'Hertha Berlino. Siamo arrivati al quarto. Allora, lo scorso episodio abbiamo pareggiato e perso dopo tanti scleri da parte mia e simulando contro l'ultima squadra che avevamo. Adesso come chi era? Era esattamente contro, eccolo qua, il Paderborn. Abbiamo vinto 3-0 simulando, quindi diciamo che è un buon segno, perché comunque vuol dire che la formazione c'è, devo imparare ad usarla io sostanzialmente. Oggi abbiamo il Colonia, andiamo a vedere chi abbiamo quest'oggi, se riusciamo a fare 4 partite o solo 3. Allora, abbiamo il Colonia, abbiamo il Düsseldorf, perfetto, e abbiamo anche il Werder Brema, quindi forse questa la simuliamo. Poi vediamo un attimino anche magari con il Düsseldorf in casa, possiamo provare a simularla. Quindi forse possiamo fare tutto il mese di ottobre per accelerare e arrivare nel momento più bello della carriera. Niente, quindi questa è la formazione: Justin Kluivert al posto di Kalou, Wolf parte ancora dalla panchina perché Luke Bacchio lo scorso episodio è stato molto molto fondamentale. Sempre leggendo a 4 minuti, andiamo ad affrontare il Colonia in casa propria, speriamo veramente molto bene perché non abbiamo fatto un inizio eccitante. Eccoci qui ragazzi, siamo in casa del Colonia per cercare di portarci a casa questi benedetti 3 punti, che una vittoria manca veramente da mo, cioè dalla prima. L'unica che abbiamo vinto è stata col Bayern Monaco, che voglio dire, cioè è brutto da dire, però ormai abbiamo affrontato diverse squadre, abbiamo fatto 4 giornate. L'unica che abbiamo vinto, ovviamente giocata da me, è contro il Bayern Monaco, cioè la più forte della Germania, boh, non lo so. Luke Bacchio sulla fascia, entra in aria, Luke Bacchio in mezzo, verso la testa di Zaniolo, mamma mia, esce di un millimetro, l'avevo vista dentro, giuro. Ok, recuperiamo palla per Luke Bacchio, che c'ha campo ed è veloce, vai Luke Bacchio, scatta Luke Bacchio, c'è dall'altra parte Piontek in mezzo, Piontek, palla rete, pum 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 pum, ci sono Piontek. Segna solo Piontek, 1-0 Hertha Berlino, grande percussione di Luke Bacchio, volevo passargliela onestamente a Zaniolo, ma si è liberato bene Piontek, palo rete per il nostro bomber, quarto gol in Bundesliga, segna solo Krzysztof Piontek. Justin Kluivert resiste, Kluivert a cercare ancora Piontek, miracolo del portiere del Colonia ragazzi, ha fatto una paratona Piontek da solo di testa, guarda qui che parata. No, è entrato malissimo qua Pekaris, attenzione, ancora il Colonia in avanti, palla in mezzo, rete, pareggia il Colonia, primo tiro in porta del Colonia, pareggia, bella l'azione, nulla da dire, cioè si è smarcato in tutti i modi qua il Colonia, però primo tiro del Colonia trova il pareggio Cordova. Tutto da rifare per l'Hertha Berlino. Finisce 1-1 ragazzi, non riusciamo più a vincere. Il Colonia riesce a pareggiare. Io voglio vedere quanti tiri ha fatto ragazzi, cioè guardate, ha fatto un tiro il Colonia e ha fatto gol, noi 9, solo uno, secondo me è un problema di cinismo ragazzi, perché se notiamo segna solo Piontek, cioè gli altri mi sbagliano troppo sotto porta, io non so più che cosa fare. Ragazzi miei, avanziamo, infortuni nell'allenamento, chi è che si è rotto a inizio del mese? 3 mesi per Zaniolo, no, 3 mesi per Zaniolo. Come 3 mesi per Zaniolo? No, dai, figa, è l'unico che mi sta giocando da Dio, è anche cresciuto. Dai, porca Eva. Vabbè ragazzi, lo fa. Mentre entra Krušić, niente. Zaniolo fuori per 3 mesi ragazzi, Zaniolo fuori per 3 mesi. Dopo, oltre che Rekic, abbiamo fuori anche in questo momento Zaniolo. Non so, boh, non so che cazzo dirvi, non lo so, cioè mi si stanno rompendo pian pianino tutti.
io proverei a simularla, visto che giocando non andiamo da nessuna parte, sperando, simulando, ragazzi, perché se no è un inizio tragico di stagione. Hertha Berlino, Düsseldorf, vinciamo 4-0, tripletta di Luke Bacchio e segna ancora Piontek, quindi forse si è svegliato anche Luke Bacchio a segnare, meno male. 4-0, quindi ci portiamo a casa 3 punti, momentaneamente abbiamo una partita in più e siamo al sesto posto, devono giocare ovviamente tutte le altre, però non siamo messi male. Skacibar è stato espulso, perfetto, cioè di bene in meglio, però perlomeno riusciamo a tenere testa a livello di punti un po'. Siamo comunque sempre ottavi, non riusciamo a muoverci da lì. Continuiamo i nostri allenamenti, Manu Sanchez cresce, perfetto, quindi pian pianino dovrà diventare un nostro titolare o comunque un panchinaro per sostituire il titolare. Ok ragazzi, abbiamo il Werder Bremen in questo momento, andiamo a giocarcela. Ovviamente qua ci sono a Skacibar che è stato espulso o perso metà di gialli, adesso non lo so. Sì, per forza devo far giocare per forza lui, altri io non ce li ho. Ibisevic no, non lo voglio tenere qua, piuttosto faccio venire Kalou, piuttosto metto Kalou. Abbiamo 3 esterni, cioè a centrocampo siamo messi così male, cioè a parte che abbiamo lui che non può giocare, Zaniolo che è rotto, cioè abbiamo 2 fuori, voglio dire, è già tanto che siamo messi così. Ragazzi, sempre leggenda, 4 minuti, vedo che piove, quindi ottima notizia. Si gioca alle 3 e mezza. Speriamo bene, ragazzi, col Werder Bremen. Cioè, non, più che altro non riusciamo più a vincere. Cioè, io quando le gioco non riesco più a vincere. Boh, è una malattia, cioè, che cazzo ne so. Selke, bravo, che chiudiamo. Via, via sta palla, muoviti. Palla a Pizzaro. Vabbè, ma porca puttana. Pizzarro, gol di Claudio Pizzarro, Werder Bremen in vantaggio. Krušić, Piontek, guarda Kluivert, è partito Justin, Justin velocissimo, Justin non mangiartelo, Justin. Ma non è possibile, come fa a essere battuto in velocità Justin Kluivert, come fa a essere battuto in velocità? Cioè, chi è che c'ha di veloce il Werder Bremen? Nessuno! Guarda Pizzaro se non ci fa la doppietta! Guarda Pizzaro se non ci fa la doppietta! Porca puttana! Cioè, 2 gol in Bundes ha fatto, 2 gol contro di noi. Fenomeno! Messi è diventato pallone d'oro, candidato. Finisce ragazzi, non lo so. Perdiamo 2-0 in casa col Werder Bremen. Cioè io non penso che l'Hertha Berlino magari nella realtà, perché vedo che comunque non siamo qualificati né per l'Europa League né per la Champions, vuol dire che comunque l'andamento che sto avendo è da Hertha Berlino. Io questo non ho nulla da dire. Però non è possibile che vinciamo contro il Bayern Monaco, cioè non è che stiamo parlando della Binoleffe, senza offesa ai tifosi della Binoleffe, ma stiamo parlando del Bayern Monaco, cioè ha vinto Champions su Champions, abbiamo battuto in casa loro il Bayern Monaco, cioè, e perdiamo 2-0, non 1, ma 2-0 contro il Werder Bremen, cioè Pizarro diventa Gesù Cristo, cioè non lo so io, boh, diventa veramente candidato al pallone d'oro, cioè io non lo so. Adesso abbiamo l'Hoffenheim in casa, speriamo almeno con loro di prenderci almeno adesso non dico più vittoria, perché ormai punto a un punto, cioè io punto a prendere un punto, non lo so io. Oggi nuovi titolari, proviamo contro l'Hoffenheim in casa nostra a cercare di portare a casa dei punti, perché cioè se andiamo avanti così siamo da retrocessione, Speriamo di riuscire a vincere ragazzi, perché io spero sempre, ma vedo che c'è qualcosa che non va nella formazione, cioè non so se è la difesa, se è l'attacco, se è il centrocampo, non riesco a capire come mai.
Comunque, ragazzi, l'assenza di Zaniolo si sente. Cavolo, se si sente, cioè, a centrocampo manca proprio il regista. Niente, ragazzi, finisce 0-0. Sicuramente non vi avrò messo praticamente nessun highlights, ma perché veramente è stata una partita tutta a centrocampo. Cioè, ci manca, non lo so, ci manca quell'attaccante in più. Ci manca quei movimenti in più in campo. Cioè, non lo so come mai, non so il perché, non so il per come, ma manca quel movimento in più in attacco. Cioè, io lo noto giocando che arriviamo anche in contropiede. Arriviamo anche in contropiede che abbiamo Piontek che è in attacco e basta, contro sei difensori. Cioè, arriviamo sempre in un momento che dobbiamo spingere noi, che arriviamo con attaccante e in quel caso prima c'era Zaniolo, adesso c'è Krusic, chi cavolo c'è. Cioè, siamo in due contro un'intera difesa. Se non mi fa bene il movimento Piontek, noi non riusciamo mai a penetrare la difesa. È una roba che mi dà i nervi, perché non capisco come mai. Abbiamo perso Zaniolo. Qua intanto vinciamo, ma lo sapevo, era una squadra del cavolo l'altra. Abbiamo perso Zaniolo e abbiamo perso quello che serviva bene Piontek. Cioè, non lo so io. Per quello che io ho sempre detto, ragazzi, che Piontek per il nostro stile con questo Hertha Berlino è fondamentale. È fondamentale. Abbiamo perso il perno, secondo me, del fulcro dell'Hertha in questo momento. Conferenza stampa, guarda, io la faccio per cercare di tirare su un attimino il morale, ma... Cioè, giustamente i giocatori sono incavolati come me, perché non è possibile che non riusciamo a più far punti. Abbiamo iniziato veramente benissimo, prendendo 4 punti in 2 partite. E avevamo il Bayern Monaco e il Wolfsburg. Abbiamo preso 4 punti, cioè abbiamo fatto l'inizio migliore che potevamo fare. E mo adesso stiamo perdendo un sacco di punti per strada con squadre che sono alla nostra portata, secondo me. Cioè, l'Hoffenheim è alla nostra portata, il Werder Brema è uguale a noi, non c'è nulla di più né meno. Allora, approfitto, visto che sono tutti praticamente stanchi morti, io voglio approfittarne per provare a fare un turnover pazzesco contro l'Union Berlino, Hertha Berlino. Andiamo a giocare in casa loro, questa volta Piontek non c'è, parte Cugna come titolare, Skilbred a servirlo, Wolf sulla destra, Tabata sulla sinistra, Meyer a Skacibar. Purtroppo non riesco a non toglierli, cioè non riesco a toglierli, perché ho solo loro a centrocampo ormai che mi sono rimasti. Ho solo loro, non so come mai e non so il perché, ma ho solo loro. Torunariga al posto dell'altro, Stark anche lui, non ho il sostituto per togliere Stark. Platenard torna a essere titolare, Manu Sanchez la sua prima da titolare e Müller per dare un po' di spazio, ragazzi, per tentare almeno di far giocare loro, per dare minutaggio. Siamo qui, ragazzi, con l'Union Berlino contro il Berlin, il Berlin, Hertha Berlino contro Union Berlino, quindi penso che sia proprio un derby. Proviamo, ragazzi. No, non penso che sia un derby. Speriamo bene, ragazzi. Berlino contro l'Hertha Berlino. Proviamo a cercare di far qualcosa, di fare punti, perché... Cioè... Gentner al quarto minuto ci purga subito, proprio... Stavo finendo di fare l'intro, ci hanno subito purgato male. Va bene, bene, ci sta. Cugna c'è un po' di campo, Cugna per Tabata. Tabata! Grandissima risposta qui del portiere. Ci mangiamo, ha fatto una grande parata qui. Meyer, calcio d'angolo. Platenard chiude la difesa, spazza via. Ce la facciamo in qualche modo, attenzione. Skilbred la stoppa con un'eleganza pazzesca, la ripartenza, Tabata è libero, buona, Tabata, e la chiudiamo qui finalmente, 1-0 in ripartenza, bravissimo qui Tabata, il primo gol del brasiliano,
Qua si è infiltrato benissimo, ha fatto uno stop skill brand veramente da applausi. Allo scadere del primo tempo l'Hertha Berlino la pareggia con l'inaspettato Tabata, ragazzi, perché l'ho preso insulti nelle scorse partite, questa volta si fa perdonare con un grande inserimento. 1-1, pareggiamo allo scadere, l'Union Berlino, palla per Cugna. Cugna si ferma in mezzo per Skilbred e ancora miracolo del portiere Kluivert di testa verso Cugna, ancora Kluivert, torna indietro da Skacibar, Skilbred vede Meyer, si gira Cugna, palo di Cugna, non ci credo. Dai ragazzi, che stiamo giocando solo noi, cavolo. A Skacibar, a cercare Cugna per Kluivert, rimettila in mezzo e finalmente la chiudiamo, 2-1. E chi segna il migliore in campo di oggi? Vanno tutti gli applausi per lui, vanno gli applausi, perché io lo volevo vendere, io mi ricordo che è arrivata l'offerta e lo volevo vendere, oggi si è dimostrato l'esperienza che ha. Skilbred, io lo chiamo Skilbred, se non si pronuncia così è andata a far culo. Skilbred, 78esimo, ci passiamo noi in vantaggio. Dai, che potrebbe essere veramente la vittoria che dà freschezza a questa carriera. Ed è finita! È finita, vinciamo 2-1 in rimonta sull'Union Berlino con il gol decisivo di Skilbred. Mamma mia ragazzi, mamma mia, che fatica. Però riusciamo alla fine a portarci a casa questi benedetti 3 punti, sudatissimi. A parte che avevamo tutti tranne i titolari, bisogna ammetterlo, quindi è ancora 3 punti ancora più dolci. Però ragazzi, che fatica, cioè c'è qualcosa che non va comunque. Non so se è il modulo, magari la prossima volta proviamo a giocare con un 4-3-3, però o molto offensivo. Intanto complimenti a Manu Sanchez, che si è comportato veramente bene. Tabata si è comportato bene, ovviamente migliore in campo è il nostro anzianotto Skilbred. E abbandoniamo l'episodio con una notizia fondamentale, il rientro di Rekic, quindi boiata, è una boiata, fuori dalle palle, finalmente ritorna Rekic. Ovviamente c'è ancora il cerottino perché ci vuole ancora qualche giorno per rientrare nel pieno della forma. Quindi anzi no, lo lasciamo ancora fuori nelle riserve, ma è una grande notizia. E io chiuderei qui il video, ragazzi, io intanto me la vado a salvare. Io vi ringrazio per avermi seguito, è stato un video sofferenza, ma sicuramente la notizia di questo episodio è i 3 mesi di infortunio di Zaniolo, perché si vede nelle partite la sua assenza. Lasciate un like, un commento, iscrivetevi, noi ci vediamo a un prossimo video. Bella.